Intanto ringrazio ad Arci e alle relatrici per l'iniziativa di oggi. Per rispondere subito al tuo quesito, ovviamente per noi che viviamo all'interno comunque della regione Emilia-Romagna la situazione non è effettivamente così rosea come effettivamente la descrivono, come la descrive comunque il comune di Bologna e comunque la regione. Ovviamente a differenza di altre regioni l'Emilia-Romagna gode comunque di un servizio un po' più strutturato rispetto comunque ad altre regioni che soprattutto faccio riferimento alle regioni del centro-sud o delle isole. Tuttavia comunque anche qui l'accesso all'aborto è comunque molto faticoso, anche qui comunque l'obiezione di coscienza è una percentuale molto alta e comunque l'ostruzionismo che viene fatto sia dalle associazioni antiabortiste che comunque dal personale medico e non medico è presente sia all'interno dei presidi ospedalieri che comunque dei consultori stessi. Noi come Moeres abbiamo insieme ad altre comunque realtà della regione come Nuova di Meno Bologna, Modena, Piacenza, Parma e la Casa delle Donne di Parma sempre, abbiamo pubblicato qualche anno fa nel 2021 una mappatura dal basso in cui diciamo, abbiamo restituito una ricerca che abbiamo fatto dei dati che abbiamo richiesto alle singole AUSL della regione e anche ai consultori per effettivamente avere una contezza un po' più reale della percentuale di obiezioni di coscienza. Ovviamente questo è un lavoro che per esempio il Ministero della Salute fa quasi tutti quanti gli anni, ma la restituzione che dà il Ministero della Salute è una restituzione di percentuale regionale in cui sono presenti comunque dati aggregati, cosa che effettivamente noi con la mappatura che abbiamo pubblicato non abbiamo fatto. Quello che abbiamo cercato di restituire effettivamente è un lavoro che andasse comunque a rintracciare la percentuale sia del personale medico diviso per medici, ginecologhe, ginecologi, anestesisti e anestesisti, così come personale non medico inteso come infermieri ma anche operatori OS, operatori delle ambulanze, ed effettivamente questo lavoro che abbiamo fatto insieme ad altre realtà dal basso appunto è stato un lavoro molto lungo e molto grande e effettivamente ha evidenziato come comunque la regione Emilia-Romagna ha una percentuale molto alta di obiezione. In generale si differenzia comunque in base alla provincia e in base al presidio ospedalieri. Per esempio la provincia di Ferrara è la provincia che ha il più alto tasso di obiettori, soprattutto all'interno delle figure delle ginecologhe e delle anestesiste. Invece la provincia di Forlì e Cesena ha un tasso di percentuale di obiettori e obiettrici nel personale non medico. La differenza che abbiamo rintracciato inoltre è stata soprattutto tra presidi ospedalieri e consultori. Nei consultori effettivamente non è stata rintracciata una percentuale del 100% di obiezione, tuttavia comunque anche attraverso il monitoraggio che noi facciamo, cerchiamo comunque di fare a cadenza, abbiamo rintracciato che spesso non ritroviamo un'obiezione proprio strutturale, ma comunque vengono erogate delle informazioni fuorvianti o comunque non veritiere che effettivamente portano, come appunto dicevano anche, si diceva anche prima, a magari tardare il certificato medico o magari cercare di spacciare, passatemi questo termine, la pillola del giorno dopo come pillola abortiva, quindi comunque un po' una sorta di dinamiche che portano comunque a un ritardo che con il protrarsi del tempo a volte arriva alla scadenza comunque dei tempi massimi per poter accedere anche all'interruzione volontaria di gravidanza mediante operazione chirurgica.
Questo è un po' quello che come Mueres, ma ci tengo comunque a sottolineare insieme ad altre realtà del territorio di Bologna, ma anche della regione, abbiamo fatto. Il monitoraggio che facciamo effettivamente continua comunque a presentare sempre le stesse dinamiche di ostruzionismo nei confronti delle persone che non solo magari vogliono richiedere delle informazioni che comunque sono, dovrebbero essere di diritto erogare, ma comunque una tardività nel poter comunque richiedere il certificato, nel poter magari avere un appuntamento entro i famosi 3 giorni o una settimana per poter accedere all'interruzione volontaria di gravidanza all'interno dei presidi ospedalieri. Ultimamente una cosa su cui ci siamo anche concentrate è quanto anche le informazioni che vengono date siano ancora più difficili da reperire quando si parla anche di persone razzializzate o marginalizzate, perché se effettivamente abbiamo difficoltà noi a reperire delle informazioni molto semplici e molto basilari all'interno comunque dei portali della USL di Bologna o comunque della regione, è ancora più difficile per le persone che magari hanno difficoltà sia per barriera linguistica, per conoscenza del territorio, e questo comunque ha comportato non soltanto un ostruzionismo proprio per questioni di razza, ma anche un'accortezza nei confronti delle donne razzializzate molto più strutturali rispetto a quelle che magari vengono in corso, diciamo, nelle donne bianche. E questo è un po' per rispondere un po' alla tua domanda generale, che è molto ampia, che mi hai fatto. E mi ricollego anche a quello che diceva Matteo per quanto riguarda invece le persone che sono costrette a spostarsi per accedere all'IVG. Questo è un lavoro che come Mueres abbiamo lanciato tramite una campagna che si chiama Abortion Roads, che abbiamo lanciato più o meno un anno fa, a seguito appunto di un accompagnamento che abbiamo fatto proprio di una ragazza che da Malta è dovuta arrivare fin qui passando per la Sicilia, quindi per il sud Italia, per poi arrivare in Emilia Romagna e nello specifico qui a Bologna per poter abortire. Questo accompagnamento che abbiamo fatto come collettivo effettivamente ci ha fatto domandare quante persone effettivamente sono costrette a spostarsi, e abbiamo quindi lanciato questa campagna che raccoglie dati in maniera ovviamente anonima, andando anche a indagare i motivi che hanno comportato appunto lo spostamento, se lo spostamento ha comportato anche la spesa, una spesa economica, di tempo, se sono state supportate o hanno dovuto chiedere effettivamente un aiuto economico per spostarsi. Questo ovviamente si inserisce anche nel quadro di quello che è stato il caso Marche, che è uscito un po' di anni fa, lanciato soprattutto dalle compagne di Non ha di meno Marche, in quanto la Regione Marche ha raggiunto da recentemente, quindi da un annetto più o meno, il 100% di obiezione, nonché un ostruzionismo proprio di struttura, un'obiezione di struttura all'interno di tutti quanti i presidi ospedalieri e dei consultori. E essendo comunque le Marche una delle regioni più vicine all'Emilia Romagna, molte delle persone che adesso si stanno spostando lo stanno anche facendo proprio nella regione Emilia Romagna, contando che comunque le Marche era già una regione di riferimento per tutte quante le persone che necessitavano di accedere all'IVG, che provenivano sia dall'Umbria che dall'Abruzzo. Quindi diciamo che le regioni di riferimento erano o il Lazio, che comunque ha già comunque dei problemi sempre a livello di obiezione, ma adesso anche l'Emilia Romagna comunque è diventata la regione di riferimento per poter accedere all'aborto. Questo perché ovviamente, come si diceva all'inizio, la regione Emilia Romagna ovviamente si vanta molto di avere uno dei sistemi sanitari migliori d'Italia, sappiamo che non è vero, però purtroppo nel momento in cui usciamo al di fuori dell'Emilia Romagna ci si scontra anche con una realtà che altre regioni stanno esperendo un'esperienza
molto più importante, molto più complessa di quella che effettivamente speriamo noi qui in regione. E questo è un dato che noi abbiamo comunque recepito facendo comunque rete con i nodi di Nuova di Meno e con quelle realtà del territorio, ma questo è stato grazie anche alla creazione della rete dei consultori e delle consultorie che è nato quest'anno all'interno comunque della Nazionale Nuova di Meno che si è tenuta a Bologna. E che appunto ha avuto proprio l'intento di mettere in rete tutti quanti i territori per capire effettivamente come si stanno evolvendo territorialmente le situazioni proprio a seguito anche della manovra di Giorgio. A questo punto mi prendo questa tua interessantissima suggestione sui soldi appunto del PNRR. Ed effettivamente abbiamo notato che effettivamente la Regione Lombardia non ha tardato ovviamente a prendere la palla al balzo per far entrare le associazioni antiabortiste all'interno dei consultori dei presidi ospedalieri, cosa che comunque in realtà è già presente all'interno della Regione Lombardia. Adesso, avendo comunque carta bianca, hanno implementato questa cosa anche a Trieste. Molti consultori sono stati chiusi, molti consultori pubblici sono stati smantellati, così come in altre regioni del Nord Italia, mentre al Sud Italia la situazione si è aggravata ulteriormente, contando che nella regione Marche la maggior parte dei consultori sono stati chiusi e aperto un consultorio soltanto uno o due giorni a settimana, dove comunque sono il personale medico è tutto obiettore. L'Abruzzo e l'Umbria hanno un certo per cento di obiezioni di coscienza e anche all'interno della regione Lazio molti consultori pubblici sono smantellati e i pochi che rimangono effettivamente non riescono a garantire la portata di richieste che effettivamente ci sono in una regione comunque molto vasta come il Lazio, per non parlare poi della Sicilia o comunque della Calabria, che sono regioni comunque in cui la situazione si era ulteriormente aggravata già dalla pandemia di Covid-19 e che ancora non ha avuto, diciamo, la possibilità di riprendersi dopo quella fase.